Ma che bello, Cosimo, ho trovato tutti i dolci che mi piacciono nella calza, non dovevi! Ma scherzi, certo che si deve fare la calza alla propria fidanzata, è tradizione. Oh, grazie! Anche la mia è stata molto bella! Sì, guarda, Jimmy Puccio cosa ha messo! Che peccato che Jimmy sia dovuto scappare, perché è il pranzo dei nonni, ci tiene moltissimo lui. Uffa, Gennari, scusa, io non ti ho fatto nessuna calza, ma perché nella mia famiglia non c'è questa tradizione di regalare la calza ai propri fidanzati o fidanzate. No, non ti preoccupare, questa è quella che ho avuto dalla mia famiglia. Ebbene, non ti piace? No, è il fatto che mia mamma mi fa innervosire ogni anno, perché ecco qua, guardate le vostre, come sono carine, comprate e tutto. Questo è un mio vecchio calzino! Cosa? Ti ha messo le caramelle in un calzino vecchio? Ma almeno è pulito! Beh, certo che l'ha pulito, figurati mo se me lo mettevo pure nel calzino puzzolente! Però qualche volta vorrei una calza più carina fatta bene! Invece mi ritrovo sempre con calzettino! Vabbè! Dai, a me piace come tradizione, effettivamente è proprio è il tuo calzino. La trovo una cosa carina. Carina. Vabbè, comunque c'erano delle caramelle, siamo tutti contenti. Vogliamo vedere se possiamo fare scambio di qualcosa? Sì, scambi di caramelle! Allora, guarda, io ho questa qua che mi piace molto. Fa vedere. Oh, ciao Mike! Ehi, Neb! State facendo intrattenimento? Sì, Alice ci ha chiesto di suonare per l'ultima festa, quella che tutte le feste porta via! Ma non a Rainbow City! No, figurati, c'è Marine che sicuramente starà organizzando il prossimo party. Lo penso anch'io. Ciao, sfigata! Ciao, Blair! Come mai non l'hai difesa stavolta? Chi? Nebula? Ah, non l'ho vista. Stellina! Ciao Gianni, ciao Alice, buon anno! Sappiamo, anche perché la stellina qui alla vigilia di Capodanno è scappata via. Ti sei persa i fuochi d'artificio, ma soprattutto ti sei persa la scenata di Claudio. Oh, sì, io sono andata via prima. Ho sentito parlare di questa famosa scenata di Claudio. Sui social non si fa che parlare d'altro. Ma che cosa è successo? Oh, una brutta storia, brutta, brutta, brutta. Povera Melanie. Povero Claudio! Allora, è successo che. Allora ti spiego. Dopo che tu te ne sei andata, non si sa perché, alla festa stava procedendo tutto molto bene. Che ti devo dire? Cosmo e Glitter al chiaro di luna sembravano usciti da una storia di Wattpad e si sussurravano parole dolci e romantiche. E quindi, vabbè, il loro fine anno. È stato tutto un romanticismo, molto bene. Gennarino e Righi, a quanto ho capito, prendevano in giro Blair, non lo so, quella povera ragazza l'hanno fatta esaurire. Marin e Nobu, divi della festa, Marin troppo bella, vabbè, lei l'avevi vista, insomma, attiravano gli sguardi di tutti quanti, eccetera, eccetera. Jimmy continuava a fare amicizia con Batuffolo, il cagnolino della famiglia di Chuck. Mike suonava tutto a posto. Io conversavo con Rebecca perché volevo segnarmi tutti i negozi in cui lei prendeva gli abiti, però erano tutti negozi molto molto proibitivi per le mie paghette e quello che mi dà Alice. E Candy continuava a mangiare tutto quello che usciva dal forno. Ma letteralmente le cose uscivano dal forno e andavano direttamente da Candy. E poi che è successo? È arrivato Claudio. Stellina, ti dico bello come non l'avevo mai visto nel completino, tutto sciccoso, tutto. Non lo so, sembrava un'altra persona. Al che Mike continua a suonare. Che succede? Claudio invita Melanie a ballare. E vabbè. Quindi bellissimo, loro due ballano, sono stupendi, fanno innamorare tutti, ma proprio tutti, cioè persino Blair impazzita per questa coppia, Marin molto felice che loro avessero il loro momento di gloria. E che cosa succede?
Succede che all'improvviso Claudio bisbiglia una cosa a Melanie. Beh, mi devi dire qualcosa? Io... No, no, nulla. Solo che sono tanto felice di essere qui con te, Claudio. Ah, sì? Mm-hmm. Ok, Mel. Ok. Eh? Scusate, Mike, puoi fermare la musica? Oh, certo! Grazie. È che... ho un discorso da fare. Un discorso di fine anno! Bene, bene. Mettiamoci comodi. Claudio che fa un discorso. E chi gliel'ha scritto? Mimì? Discorso! 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 Cosa? A quanto pare Claudio deve fare un discorso? Andiamo a sentire. Che dire? Quest'anno sta per finire e sono davvero contento di averlo condiviso con persone meravigliose come voi. Ma dai! E quando un anno finisce si decide cosa lasciare in quell'anno, no? I momenti brutti, le persone che ci hanno fatto del male e cosa tenere per continuare nel nuovo anno, no? Te, capelli rosa, è vero? Oh, sì, sì, è vero! Bene. Io spero che voi sappiate decidere bene che cosa portarvi nel nuovo anno, perché è importante, perché a volte ci vogliamo trascinare dietro cose che purtroppo non funzionano più. Eh? Cosa? Ma di che sta parlando? Non lo so. E sapete, a me dispiace lasciare determinate persone indietro, però è doveroso. Soprattutto perché non apprezzano quello che hanno e nemmeno lo capiscono. Chi appena le togli un attimo d'attenzione te feriscono, anche se tu quell'attenzione la stai rivolgendo a dei neonati. Ecco, queste persone, lasciatele indietro, perché continueranno a ferirvi, continueranno a mentirvi e non ve meritano. Mel, non so come ci sei arrivata, ma alla fine le tue maschere sono diventate la tua vera identità. Io non so più chi sei. So cosa non sei e non sei più la mia confettina, questo è sicuro. Claudio, io... Mi dispiace se ti sei sentita messa da parte e non al centro dell'attenzione perché sono nati gemelli, siamo stati presi da loro e magari hai trovato qualcuno che ti ha dato più attenzione di me. Però sappi che io ti avrei comunque dato tutto me stesso. E quindi niente, Mel. Tu sei una di quelle cose che io non porterò con me nel nuovo anno. E sappi che... non ti sto lasciando perché hai baciato un'altra persona. Oh cielo, ma allora lo sapeva! Oh, è stato lui a mandarti una soffiata! Ti sto lasciando perché proprio qui, guardandomi negli occhi, hai scelto ancora di mentirmi. E questo io non lo posso sopportare. Buon anno, Mel. Ho per tutti i followers di Chiara Ferragni, che non so se lo sai, sono tantissimi. Oh mamma mia! Oh, ma come si fa a tradire un ragazzo del genere? Che bugiarda! Melanie, aspetta! Melanie, aspetta! Lasciami andare, Glitter! Ti prego! Bella, ma che cosa è successo? Marine mi ha detto che volevi confessare tutto a Claudio! Pensavo l'avessi già fatto! No! No, non l'ho fatto! All'ultimo ho deciso di lasciare le cose come stavano. Non volevo rovinare tutto. Ma Melanie, Claudio meritava la verità, però. Avreste potuto risolverla insieme, così come è venuto a saperlo. E che ne so? Non lo so. Sta di fatto che è proprio vero. Sono quello che non si fa, non si viene a sapere. Pensavo di poterlo tenere nascosto, ma... No, e non so neanche da quanto lo sapeste. Oh Mel, me lo merito, mi merito tutto quello che ha detto. Avrei dovuto dirglielo, Glitter. Mel, vieni qui. Tu non mi odi? Certo che no. No, no, non ti odio, Melanie. Risolveremo la situazione, non si risolverà proprio niente. Sono una persona orribile, una traditrice, una bugiarda. E... quel che è peggio è che Claudio mi conosce così bene, lui sa perfettamente perché l'ho fatto. Ti sei davvero sentita messa da parte? Sì, perché ho questa brutta cosa del volere
stare sempre al centro dell'attenzione. Ho paura di essere sempre messa da parte dagli altri. E ho sbagliato. Ecco. Oh, Melanie, vedrai, si risolverà. Claudio si calmerà e tornerà da te. No, non deve. Effettivamente io non lo merito. Non voglio rovinargli anche quest'anno. Mi accompagneresti a casa? Ah, in realtà non so neanche dove tornare. Perché non voglio tornare a casa di mia mamma, ma mio padre non c'è, è in montagna. Vieni a stare da me, ok? Sicura? Ma sì, certo, tranquilla, avviso subito mia madre così prepara il divano letto. Grazie, Gritte. E quindi, hai capito che è successo? Tutto sto casino, poi ovviamente, prego ragazze, il resto della serata non... Così, cioè, non siamo potuti andare avanti, voglio dire, eravamo tutti sconvolti, perché comunque la povera ragazza, cioè... Scusi, sì? Questo non l'ho ordinato io. Ah, sì, scusami tanto, ok, dicevo... E quindi, capito, c'è Melanie... Oh. Oh, ciao Daisy, buona Befana! Sarà buona quando la smetterete di parlare di ciò che è successo a Melanie. Scusa Daisy, non stavo criticando, sto dicendo niente, stavo solo aggiornando Nebula. Nebula poteva sopravvivere benissimo senza saperlo. Ops, vabbè, ci sta, è la sua amica. E quindi chissà ma come sta quella ragazza, mamma mia. In effetti... Bene, se il pranzo è finito, io andrei da Marin. Ci vediamo a casa. Certo, Marco, non mi aspettavo che tua figlia fosse così maleducata. A quanto so, va comunque a Moontown e... Oh sì, anch'io, mi aspettavo avesse tutt'altra educazione. Sì, le parlo io. Melanie? Sì? Si può sapere cos'hai? Per tutto il pranzo non hai fatto altro che indossare queste cuffie. Ah, perché ora vuoi dirmi qualcosa? Vado da Marin. Melanie, se non te l'ho detto è perché volevo trovare il momento giusto. Certo, dopo tutto è il karma. Il karma? Sì, lasciamo stare. Vado da Marin. Mel, ciao. Ciao. Sono qui per pranzare. Sono qui per pranzare con mia mamma. Te, tutto ok? Tutto ok, sì. Ci si vede a scuola lunedì? Certo.